facciamolo in maniera come sanno farlo loro. Io vado dietro le tinte, mi metto da parte e loro, perché purtroppo non posso, per questioni di tempo e anche per limiti di memoria, signora, io non è che posso chiamarli per nome tutti quanti, non me li ricordo. A scrivervi poi sarebbe lunghissima, meriterebbero di essere chiamati per nome e cognome tutti quanti, però è come se fosse stato così. Ci pensano loro, si autopresentano a voi e vi salutano in questo modo. Ci vediamo tra poco. Una nota per
vi prego, poi tornate dietro, venite fuori. Anna, coordina tutte, niente. Riprendiamo adesso, accompagniamo, rulliamo tutti quanti con questo ritmo dei Queen. Cominciamo noi con fare colonna sonora, dai, forza! Quindi il rugby. Insegnanti e collaboratori della Sunset School. Signore e signori, per il Papa Alessandro D'Abramo. Alessandro, io non so, credo che tu mi abbia di striscio ascoltato da dietro le quinte con te anche i nostri i maestri di questa scuola, quindi anche Alessandro, Antonio. Io ho lanciato una proposta, loro sono tutti d'accordo, vero? Mi piacerebbe rivedere la Divina Commedia per le scuole, magari arricchita, magari coinvolgendo anche qualche professore, qualche insegnante, mettendolo qui a recitare, dargli la possibilità di dimostrare ai propri alunni che sono un po' distratti a scuola che la Divina Commedia è veramente spettacolo, arricchire un po' e quindi proporre con biglietto a pagamento. È una provocazione, ma per raccogliere fondi per le borse di studio di questi talenti, perché non si sa mai, potremmo ritrovarci alla Scala a vedere qualcuno di loro. Sognare non costa niente, è un diritto ed è soprattutto un loro diritto. Perché negarlo? Noi abbiamo la responsabilità dei loro sogni, non smettiamo di sognare, sogniamo con loro. È l'unico modo che per rimanere attaccati alla vita. Ci sono fiori ancora in arrivo qui sul palco. Ecco qua. Bene, Alessandro, qualche parola. Innanzitutto grazie Michele, è veramente una bellissima iniziativa che sicuramente prenderò in considerazione e spero di avere qualche cosa per fare. Anche perché questi giorni ci tengono tantissimo questa cosa, la cultura, quindi sono sicuro che qualcuno mi aprirà non una porta ma una. Grazie a te. Grazie, perché siete stato un pubblico fantastico. I vostri applausi ci hanno dato una carica dietro che mi fino a mano. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Ma grazie a voi sono volare in un limite, per ogni applauso ci dava la voglia di continuare di fare, anzi, io dovessi dicevo insieme agli altri, ma perché non facciamo altre interserate? Non si stende mai. Grazie a tutti i genitori, soprattutto delle nuove che sono tantissime, grazie per la fiducia e spero.
spero di avervi ricambiato in qualche modo, grazie, veramente grazie, perché voi siete quelli che fanno più sacrifici di tutti, di noi, di tutti. Voi siete il punto aperto. Senza di voi non ci saremmo qui. Pizza non stop, quindi da Roma ovviamente.